progetto che è stato presentato dal CES Columbia nell'ambito del bando Nuove Generazioni dell'impresa sociale con i bambini, intende intervenire per contrastare quei fenomeni di povertà educativa, non solo povertà economica ma anche povertà relazionale, sociale e culturale, che in cui versano i bambini della fascia di età 5-14 anni, proprio perché questo progetto si rivolge a questa utenza, a questo target. E il progetto quindi intende proporre e intervenire non soltanto nell'offerta formativa ma anche su quelli che sono i processi di inclusione, potenziando l'offerta formativa sia nella scuola che nell'extrascuola e in qualche modo intervenendo precocemente per contrastare quei fenomeni di disagio giovanile, di dispersione scolastica, di abbandono, mettendo in piedi un modello strutturale di reti di comunità educanti. Sono appunto 46 soggetti nel territorio della provincia di Terni coinvolti in questo progetto, che vede coinvolti non soltanto le associazioni e gli enti del terzo settore, ma anche le istituzioni scolastiche, che svolgono un ruolo centrale nell'attività di promozione appunto della scuola come luogo non soltanto di apprendimento, ma anche di crescita, di confronto, di socializzazione. Quindi questo in un'ottica di apertura, di confronto e di collaborazione tra il sistema scolastico e tutti gli enti del terzo settore, con le forme di auto-organizzazione delle associazioni e dei cittadini. Quindi si prevedono iniziative di formazione per tutti gli operatori, gli insegnanti, al fine di condividere metodologie d'apprendimento, linguaggi e strumenti didattici innovativi. Prevediamo poi degli interventi delle attività nelle scuole, interventi che vanno dalla prevenzione dei problemi fonologici per i bambini con disturbi speciali d'apprendimento a interventi su quelli che sono i bisogni educativi speciali. Prevediamo poi dei laboratori sui sentimenti per lavorare appunto sulle emozioni e quindi su quelli che sono anche i temi della cittadinanza attiva. E poi prevediamo tutta una serie di attività nell'extrascuola a cura di appunto associazioni, cooperative e enti del terzo settore del territorio che propongono appunto interventi anche di aiuto, compiti, di laboratori extrascolastici per potenziare quella che è l'offerta formativa appunto della scuola. Oltre a questo c'è un'attenzione particolare alle fasi di passaggio, quindi dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria e dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado, con l'organizzazione di attività e di centri estivi incentrati sull'apprendimento delle discipline STEM, quindi delle discipline scientifico, tecnologiche e matematiche, con dei percorsi naturalistici di avvicinamento appunto dei bambini verso quelle che sono le discipline appunto scientifiche e matematiche. Quindi appunto un percorso complesso che comunque ha come filo conduttore, e questo sarà il tema del workshop di oggi, di lavorare sulla costruzione di un modello di reti di comunità educanti dove le associazioni insieme agli enti del terzo settore, alle istituzioni, possano mettere in atto in maniera strutturata interventi e servizi per trovare quelle soluzioni che possono contrastare appunto i fenomeni di povertà educativa. E questa è la scommessa vera e il lavoro che sarà in capo all'università, al Dipartimento di Filosofia, Scienze Umane e Sociali della Formazione, che seguirà e gestirà tutto questo pezzo.